I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Porto Torres, nel corso della serata di ieri, in via Alberti a Porto Torres, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 43 anni per tentato omicidio e porto abusivo di arma. L'uomo, dopo un alterco per futili motivi, ha tentato di sparare ad un 33enne puntando l'arma, regolarmente denunciata, alla tempia della vittima, non riuscendo all'intento solo a causa di un inceppamento. I carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto, hanno proceduto a bloccare e trarre in arresto il soggetto che, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Sassari Bancali, in attesa dell'udienza di convalida prevista per oggi. A seguito di attività investigativa, il personale della Polizia di Stato ha identificato gli autori dei furti avvenuti all'interno di due attività commerciali presenti nel centro commerciale La Piazzetta. Si tratta di tre persone, due di 38 anni e una di 36. Le indagini erano partite dopo la segnalazione del proprietario dell'attività commerciale che, stanco dei continui ammanchi di denaro contante dal fondo cassa, di centinaia di capi d'abbigliamento e giochi per un ammontare complessivo di migliaia di euro, si è rivolto alla Polizia di Stato, che ha individuato come responsabili dei fatti descritti le tre persone. I fatti sono avvenuti fra il 2013 e il 2014 in più occasioni. Uno di loro, l'ideatore dei colpi, approfittando della qualifica di addetto alla vigilanza e dipendente di una nota società di sicurezza sassarese, ha incontrato gli altri due nei garage del centro commerciale, quando l'attività era chiusa, facendoli entrare all'interno dei due esercizi che avrebbe dovuto vigilare e di cui aveva la disponibilità delle chiavi. I tre, una volta all'interno dei negozi, si erano impossessati del denaro e della merce individuata durante le ricognizioni fatte quando i negozi erano aperti, fingendosi normali clienti senza compiere nessun acquisto. L'attività criminale è stata documentata in più riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, che hanno permesso di conoscere meglio le modalità dell'azione criminosa. Nei vari fotogrammi si vede uno di loro impossessarsi della merce, incurante della funzione da lui ricoperta, che indossava la divisa da addetto alla vigilanza, incarico ricoperto anche da uno dei due che in quel frangente non risultava essere in servizio. L'altra persona, una donna, invece dai successivi accertamenti è risultata essere anch'essa dipendente della stessa società sassarese di sicurezza, ma in qualità di addetta alle pulizie. Ai tre nei giorni scorsi è stato notificato dagli agenti della squadra mobile l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari, ai quali viene contestato il reato di furto aggravato e continuato in concorso. Dodicesima edizione delle giornate dell'orientamento. Fino a venerdì l'Ateneo si mette in vetrina proponendo ai diplomandi l'offerta formativa di 13 dipartimenti. Molte le novità di quest'anno, a partire dal luogo di svolgimento della manifestazione, ossia il complesso didattico scientifico di Via Vienna. Fino a venerdì dunque, dalle 9 alle 14, i 13 dipartimenti dell'Ateneo di Sassari metteranno in mostra i propri corsi, i servizi, le attività di ricerca, gli sbocchi professionali, le carriere e tutte le indicazioni per raggiungere, dopo il diploma, un nuovo traguardo, la laurea all'Università di Sassari. Saranno presenti gli stand di agraria, architettura, design e urbanistica, chimica e farmacia, giurisprudenza, medicina e chirurgia, scienze economiche e aziendali, scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell'informazione, storia, scienze dell'uomo e della formazione, scienze umanistiche e sociali, centro linguistico di Ateneo. Saranno inoltre presenti gli stand dell'Ufficio Orientamento e Job Placement e Servizi Orientazione dell'Università degli Studi di Cagliari, l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, l'ERSU, i servizi dell'Ateneo di Sassari, Erasmus, studiare a Sassari per studiare in Europa, Commissione Studenti con Disabilità, servizi bibliotecari, Centro Universitario Sportivo, Forum delle Associazioni Studentesche, gli istituti di alta formazione, l'Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio di Musica, le istituzioni, il Comune di Sassari, l'Informa Giovani, l'Eurodesk e il servizio del 118. L'Ateneo aprirà le porte a studenti e docenti degli istituti superiori dell'isola per accogliere le future matricole, facilitando un primo contatto con la realtà universitaria. È prevista la partecipazione di circa 5.000 ragazze e ragazzi delle classi quarte e quinte di tutta la Sardegna e per la prima volta anche le classi terze. Sono state invitate infatti a partecipare gli studenti delle terze classi delle scuole superiori. Si tratta di un'innovazione che tiene conto dell'esigenza, oramai condivisa, di anticipare le azioni di orientamento nella consapevolezza che sia necessario iniziare a riconoscere le proprie attitudini, pensando al proprio futuro lavorativo ben prima di sostenere l'esame di maturità.
La manifestazione, così negli anni, progressivamente ha ampliato il pubblico di riferimento, coinvolgendo, oltre alle quinte, le classi quarte e ora anche le terze. A conclusione delle giornate dell'orientamento, sabato 18, dalle 10.30 alle 12.30, nell'aula magna di Piazza Università, il magnifico rettore, Massimo Carpinelli, incontrerà le famiglie degli studenti degli istituti superiori per discutere della scelta universitaria. Perché studiare all'Università di Sassari è il tema proposto. Alla fine della presentazione, il rettore risponderà alle domande dei genitori. Tutti gli interessati, naturalmente, sono invitati a partecipare. Amici di TeleG, buongiorno. Oggi ci occupiamo di una situazione che si è venuta a creare ultimamente e che le cronache riportano con grande frequenza qua nel nord Sardegna, nel nostro territorio ormai, per quanto riguarda il lavoro, già sufficientemente martoriato. Come avrete potuto sentire dalle cronache, c'è un nuovo problema in corso che riguarda la miniera di bauxite ad Olmedo. Onestamente non si riesce a capire per quale motivo l'azienda, la SB Industrial Minerals, abbia deciso di mettere in mobilità i 36 operai che compongono l'organico e che lavorano nelle gallerie per l'estrazione della bauxite. Non si riesce a capire perché questa azienda abbia preso questo provvedimento nonostante la produttività è garantita. Pensate che ci potrebbe essere la possibilità di estrarre bauxite ancora almeno per 30 anni, perché i giacimenti attualmente possono dare circa 4 milioni e mezzo di tonnellate di disponibilità, e se si considera che si viaggia ad una media di 130.000 tonnellate estratte all'anno, il lavoro potrebbe essere garantito quantomeno per 30 anni. Quindi risulta inspiegabile come mai questo tipo di decisione. L'azienda sostiene che non ci rientrano più con i costi, ma il prodotto viene continuato ad esportare, viene esportato ancora in Russia, in tanti altri paesi, quindi diventa veramente inspiegabile. 36 famiglie che andrebbero ad aggiungersi, come ho detto prima, a un numero di lavoratori privi di occupazione, non riusciamo a capire quale possa essere il nesso di questa decisione. Confidiamo, domani ci sarà un incontro tra i rappresentanti dell'azienda, una delegazione di operai sarà ricevuta in via Roma nel Palazzo della Regione a Sassari alla presenza dei rappresentanti dell'azienda e anche alla presenza dell'assessore regionale di competenza, che cercherà di dare delle risposte. Cosa chiedono gli operai in buona sostanza? Gli operai chiedono l'annullamento di questo provvedimento di mobilità che riguarda gli operai, un annullamento che deve essere per forza di cose garantito, anzi ci facciamo anche noi portavoci di un appello affinché la regione in se stesso possa farsi carico di questo tipo di problema e che quindi prenda anche una posizione ben netta per cercare di difendere i diritti dei nostri lavoratori. Fare in modo che questo contratto di concessione venga rispettato e vengano rispettati i patti che erano stati sottoscritti nel momento in cui la SB Industrial Minerals aveva preso la concessione per la gestione di questa miniera. Io mi auguro che tutto si possa risolvere per queste persone. Noi siamo vicini agli operai, anzi credo che vediamo un attimino come si svilupperà l'incontro di domani tra le parti e cercheremo eventualmente di avere con noi, magari il più presto possibile, qualcuno degli operai, soprattutto sperando che possa raccontarci che questo incontro di domani abbia avuto un esito positivo. Noi facciamo i nostri migliori auguri a questi ragazzi, a questi lavoratori, e gli diciamo che gli siamo vicini, invitiamo anche voi, cari telespettatori, affinché possiate unirvi
allo sdegno che situazioni di questo genere creano nel nostro animo. Non è giusto che quando non c'è un problema, una crisi fondata, una crisi che provoca veramente perdite, non c'è assolutamente alcun motivo perché questa miniera debba essere chiusa. Se iniziano già, chiudono le aziende che sono in crisi, ma quando chiudono quelle che in crisi non sono, vuol dire che c'è qualcosa davvero che non va. E noi è di questo che dobbiamo farci carico e dobbiamo lottare per difendere i diritti di tutti. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla nostra prossima rubrica di Telegin Radio. In chiusura vi ricordo i nostri contatti. Potrete trovarci al 079 26 11 50 per chi volesse telefonare. Siamo anche visibili in rete, quindi via web. Chi volesse farlo può cliccare su www.telegi.tv per vedere tutte le nostre produzioni, tutti i nostri telegiornali e per vederci anche in diretta laddove il nostro segnale non arriva. E invece chi volesse contattarci via mail può farlo sempre a info@telegi.tv. Vi ringrazio per la partecipazione, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie. Vamos.
Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu, in onda sulla nostra emittente domani alle 20.30. Ospite della puntata, il gruppo Etnias. La Galleria Centro d'Arte Ulisse presenta la mostra Luce dal Tibet, dedicata ai bambini esuli tibetani, fino al 24 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30, via Giovanni Pascoli 13B, Sassari. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.